Siamo con il senatore Enrico Buemi. Allora, senatore, si è parlato di famiglia, si è parlato dei problemi, dei gravi problemi familiari, forse anche accentuati dalla grave crisi economica che questo paese sta passando. Cosa può fare la politica per cercare di trovare una soluzione? E io credo che la crisi sicuramente ha enfatizzato le problematiche che purtroppo sono storicamente presenti nella famiglia, perché la famiglia è un soggetto dinamico. Ci sono situazioni che si aggravano, altre che migliorano, la presenza dei figli, il conflitto degli interessi economici e quant'altro, gli affetti che possono venire meno, sicuramente producono una tensione, delle problematiche che devono essere gestite. E lo Stato in passato si è occupato marginalmente di questi aspetti. Bisogna avere però consapevolezza che se noi non abbiamo un sistema pubblico che prende in carico anche queste problematiche e cerca di dare anche le soluzioni rapide, e il problema si aggrava. Viene meno uno degli elementi fondamentali della società, la famiglia nella sua coesione, anzi la famiglia diventa elemento che introduce ulteriori tensioni, problematiche che si intrecciano con le problematiche della società. Ecco, allora io credo che noi dobbiamo come legislatori avere una particolare attenzione. Il Parlamento se ne sta occupando forse da troppo tempo senza trovare soluzioni definitive. La questione del divorzio breve è ancora una questione irrisolta, anche se il nuovo processo civile ha sicuramente introdotto degli elementi migliorativi della situazione precedente. Io sono però convinto che noi dobbiamo semplificare le procedure, e far crescere la consapevolezza dei protagonisti della famiglia, cioè i coniugi e i figli, dei loro diritti ma anche della loro responsabilità per sostenere un elemento fondamentale che della società moderna, che sicuramente è una famiglia un po' diversa anche per certi aspetti rispetto alla famiglia tradizionale, ma deve mantenere questa sua capacità formativa, protettiva, che sostiene nel cambiamento e nella crescita, in particolare le nuove generazioni. Io sono convinto che un buon lavoro si sta facendo, probabilmente il tempo che ci siamo presi è un po' lungo, e quindi da questo punto di vista l'impegno mio e dei colleghi di affrontare in maniera conclusiva le problematiche che sono da molto tempo all'ordine del giorno.